Buongiorno a tutti, trovate il video sul trucco occhi nell'info box. Inizio col proteggere il mio occhio applicando un dischetto di cotone con dello scotch di carta, potete utilizzare anche una piccola benda. Con la gomma piuma e il lattice inizio a far aderire diversi strati di carta velina. Adesso creo una base di sostegno per la siringa con un altro dischetto di cotone ed una piccola garza, applicando sempre del lattice con la gomma piuma. Una volta asciutto il tutto, ritaglio accuratamente la sacca ed inserisco nuovamente la siringa, facendola aderire meglio. Adesso sfilaccio i contorni della ferita in modo da renderli meno perfetti possibili. Applico il borotalco su tutto in modo da togliere l'effetto appiccicoso lasciato dal lattice. Inizio la colorazione con dei colori in crema ad alta pigmentazione. Potete utilizzare rossetti, ombretti e tutto ciò che avete in casa. L'importante è dare gradazione al make-up dal giallo al rosso scuro. Intensifico il sangue liquido all'interno della siringa ed esternamente. Adesso applico il sangue denso intorno alla siringa ed inizio a diffonderlo anche su tutta la ferita. Continuo con la colorazione e di tanto in tanto aggiungo altro sangue liquido. Sporco la siringa di sangue. E sporco ovviamente anche i capelli di sangue per rendere il tutto più veritiero. Spero che il make-up vi sia piaciuto. Se decidete di riprodurlo, taggatemi con l'hashtag SimonaLaFimois. Un bacione e alla prossima!